arciere pirotecnico, quanto mi fa incazzare l'arciere pirotecnico. Il golem di Elisir è veramente una bestia, una bestia, una bestia. Ci sta che lui ci abbia fatto fuori lo stregone. Adesso ci provo con un altro pecca, due pecca is meglio che one. Marco Togni di nuovo su Clash Royale. Ieri sera ho fatto delle partite veramente spettacolari con Antonio del mio clan. Ho messo i maiali, ho messo il boscaiolo. Sono state delle partite molto molto interessanti. Vi chiedo anche un consiglio perché vorrei tornare con i maiali Royale. Vi faccio vedere, questo è il mio mazzo, quello classico e diciamo ideato da me. E vorrei sostituire alcune carte o modificare il mazzo in modo tale da portarvi alcuni video con i maiali Royale, come mi avete chiesto in tantissimi. Vi chiedo un consiglio: quale carte mi consigliate di mettere, quale mazzo per i maiali Royale? Mi piacerebbe non tanto fare un mazzo spettacolare per salire di coppe e quant'altro, ma più che altro fare un mazzo per fare dei video spettacolari in modo tale da divertirci. Quindi secondo me, secondo il mio modesto parere, la clonazione potrebbe starci molto bene con i maiali Royale. Magari non sarà un mazzo che ci porterà ad avere 8000 coppe, però sarà un mazzo che ci farà divertire tantissimo. Ma vi chiedo nei commenti di lasciare un commento e di scrivermi qual è secondo voi la coppiata che potrebbe farci divertire con i maiali. Vi faccio dare un attimo un'occhiata alle carte che ho per capire quali sono le carte a livello massimo e quelle un po' con livello inferiore. Ad esempio la Valchiria, come vi avevo detto nell'altro video, è a livello 8 perché non mi è mai stata tanto simpatica e forse anche proprio perché è molto forte. Quindi direi, se mi consigliate, non fatemi mettere la Valchiria perché appunto la dovrei potenziare e non ho l'oro in questo momento. Anche se vi ricordo che se questo video o un altro video in futuro arriverà a 10.000 like, io vi prometto che andrò qui nello shop e comprerò 14.000 gemme per fare un chest opening e maxare alcune carte, e così vi potrò portare tantissimi altri video di Clash Royale. Adesso direi di iniziare a giocare. Tengo il mazzo mio, mazzo classico, anche se sarebbe anche carino forse provare qualche partita con questo mongolfiera, frecce e furia. Questo è anche un mazzo interessante. Mi piaceva tantissimo l'idea di mettere boscaiolo e furia nelle prime partite che facevo a Clash Royale. Perché? Perché un pochino spiazzava, nel senso che il boscaiolo già parte veloce, se gli metti anche la furia e poi la doppia furia del boscaiolo diventa veramente strapotente. Però direi di intanto iniziamo una partita col mio mazzo classico e vediamo come va. Dopo decideremo cosa fare. Intanto vediamo questo Vasco de Gama, il clan suo. Questi nomi pazzeschi. Secondo me questo è un inglese, quindi come dico sempre, contro inglesi e francesi bisogna vincerle. Attendo sempre... lui ha iniziato arciere pirotecnico. Quanto mi fa incazzare l'arciere pirotecnico. È veramente una carta forte. E parte subito col domatore di cinghiali. Come vi dicevo, anche questa volta cercherò di stare tranquillo, perché appunto mi ha chiamato il mio medico di base e mi ha detto: Marco, non puoi urlare troppo, non puoi, perché altrimenti rischi l'infarto. Ma io vi prometto che almeno una volta a settimana un mio video con la telecronaca mia classica lo farò, almeno una settimana, dico, perché comunque mi piace a me quando vi porto la mia telecronaca e ci divertiamo. Intanto guardate, sta andando già da divinamente questa giornata, perché subito una corona mangiata così in un attimo, veramente stracontento. Intanto io aspetto, perché quando io aspetto mi piace aspettare, nel senso che il mio mazzo, essendo un pochino pesante, funziona meglio, come dico sempre, quando manca un minuto. Questa cosa ci ho messo un po' a capirla, però potrebbe essere anche un consiglio per voi. Se avete un mazzo che pesa tanto, aspettate fino ad avere l'elisir per 2 o addirittura il per 3. Perché? Perché quando c'è più elisir riuscite sia ad attaccare che difendere meglio se avete un mazzo pesante. Invece se avete un mazzo leggero tipo 2.6 è meglio iniziare subito. Secondo me così ad occhio questo ha issato bandiera bianca, nel senso che vedo che non attacca, non fa niente. Secondo me questo ce la lascia. Manca un minuto, io direi di iniziare ad attaccare, perché secondo me questo veramente ci lascia le tre corone. Vedrete, dai. Sì, ho capito, dai. Ho capito che questa volta ci pigliamo le tre corone, belle tranquille. Lui non ha neanche fatto errore all'inizio, quindi non è che dici te la lasciate perché ha fatto un errore madornale o no. No, sono stato semplicemente più bravo io e quindi tre corone beccate subitissimo. Andiamoci a fare, ma così per divertimento, io non credo di vincerla però. La facciamo solo per divertirci. Una partita con mongolfiera, frecce e furia e boscaiolo con la furia. Ma tanto per provare, perché
Comunque è un po' che non gioco questa accoppiata Furia Boscaiolo, che è un po' una accoppiata stupida, perché io non ve la consiglio più di tanto, però ci proviamo. E anche questo, essendo un mazzo un po' pesante, io attendo. Oh, ha iniziato. Vediamo se magari anche lui c'ha qualcosa, perché quando uno inizia col Boscaiolo... No, quando uno inizia col Boscaiolo di solito dietro mettono sempre mongolfiero, qualcosa di un po' particolare. Questo secondo me è un errore suo. Adesso mi immagino l'orda di... No, ma errorissimo. No, questa gliela vinciamo sicura. Troppe carte pesanti tutte insieme. Secondo me qui ha sbagliato lui, perché avete visto, io con stregone e pecca sono riuscito praticamente a fargli una strage. E ci proviamo anche con... Eccolo qua, vediamo. Vediamo di riuscire a fare qualcosa di interessante. Molto intelligente. Dai, che ce la portiamo a casa questa. Però attenzione, perché lui. Vediamo se con gli sgherri. No, con gli scheletri riesco a distrarre. No, però lui è stato anche lui intelligente. Molto intelligente. Questa volta c'è poco da fare. Vedete che è un po' un mazzo. Ve lo dicevo, un po' un mazzo. Difficile, non è difficile, però secondo me con questo mazzo qua non si va tanto lontani, perché quando metti Boscaiolo Furia è un po' uno spreco, diciamo. Ci vorrebbe qualcosa di diverso, infatti poi magari proviamo un qualcosa di diverso. In ogni caso io ci provo a portarla a termine, perché appunto, come dicevo, mi piace anche sperimentare, divertirmi con voi senza fare sempre, non so, quelli che portano sempre lo stesso mazzo. No, questa l'ho sbagliata io, non mi immaginavo neanche il golem, ma appena ho messo il pecca, questa è andata, signori, questa è andata. Ci prendiamo una torre in più, ma tanto per sfizio gliela lasciamo. Questa veramente un po' l'errore mio, forse, di mettere il pecca, ma non avrei fatto diversamente, non sarei andato di là sicuramente. Lui è stato molto bravo e quindi alla grandissima. Beh, è stata una bella partita, non mi va tanto di riprovare con questo mazzo con la mongolfiera. Poi magari in un altro video porterò di più la mongolfiera facendo qualche altra variante al mazzo. Io adesso andrei di nuovo col mio mazzo classico, che è quello che mi dà più soddisfazione di tutti, anche perché ci sono dentro delle combo notevoli che ho inventato io, tra virgolette, nel senso che nel mondo ci sarà sicuramente chi le sta giocando nello stesso modo, però così mi piace questa idea. Attendo sempre. Ah, però lui già inizia con la strega. Ci sarà un gigante, dai, un gigante quasi sicuro. No, vediamo cosa ci posiziona. Un pecca. Attenzione al pecca, eccolo qua. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa senza sprecare il mio pecca. Lui secondo me ha sprecato un po' di elisir, perché pecca, furia, strega. Io finora ho giocato forse qualche elisir di meno. Intanto gli ho fatto anche qualche danno. Qualche danno alla torre di sinistra, notevole. Anche alla torre di destra, quindi. Adesso io quindi andrei subito a puntare sulla torre di destra, chiaramente, perché essendo un po' in vantaggio, e anche con l'Elisir sono in vantaggio, quindi punto col pecca. Secondo me, chiaramente, adesso lui metterà un pecca in difesa. Questo mi sembra abbastanza logico e spero che sarà un nulla di fatto, però... Vediamo con lo stregone. Se lui è furbo, aspetta a mettere il pecca fino a che lo stregone è dalla sua parte. Infatti, questo forse è un errore mio, ma neanche tantissimo. Però, vediamo. Intanto proverò. Aspettiamo che magari mette la furia. No, non la mette. Sì, la mette. Ho detto, mette la furia, quindi lui spreca qualcosina di elisir e io gli vado subito sotto con l'orda di scheletri. Anche lui poco furbo, perché sapendo che io avevo questa... combo congelamento orda di scheletri, poteva anche pensare che io l'avessi pronta, come ho fatto all'inizio della partita. Intanto sono in vantaggio anche, wow, questa è tosta, adesso inizia a essere tosta, perché avendo tutte queste carte pesanti lui in effetti potrebbe andare in vantaggio, perché il pecca lo gioca dall'altra. Adesso vediamo come si comporterà. Vediamo come si comporterà il pecca di là. Se fa qualche errore. Intanto proviamo a prenderci la torre da questa. No, no. Errore mio però, qua. Erroraccio mio. Cioè,
peccatissimo veramente, perché potevo congelargli lo stregone e fare qualcosa di un po' più interessante. Però secondo me ce la prendiamo qua, 9 secondi o 7, cioè la prendiamo noi questa. Ah, però la clonazione anche, questo qui voleva fare, andiamo a congelargliela. No, ci è mancato poco che ci prendevamo anche l'altra torre, quasi. Mancava veramente pochissimo. È stata comunque una bella partita. Stavo quasi pensando di perderla, perché ho detto, questo che gioca tutte queste carte pesanti nell'ultimo minuto con l'Elisira per 2, vuoi vedere che andiamo a perdercela? Invece no, siamo stati abbastanza bravi. Ieri ho provato la sfida speciale, la scorribanda strategica della fuorilegge. 3 sconfitte, 4 vittorie, niente di che. Non mi piace tanto questa sfida speciale, se devo dirvi la verità. Vediamo un attimo col party. Ah, nel party c'è il Nerys Elixir Stravaganza ancora, che adesso la vado a giocare perché mi piace tantissimo. Prima andiamo un attimo nello shop e andiamo a prendere, vedete che oggi c'è il domatore di cinghiali gratis, 25, e mi prendo anche 30 di sfera infuocata a 3000, che non fanno male. Nel baule fortunato di oggi non c'è niente di interessante, però secondo me tra qualche giorno ci porteranno qualcosa di interessante qui all'interno, perché spero che la Supercell abbia capito che io sto puntando a potenziare e a maxare tutto per farmi un bel mazzo 2.6. Quindi spero che nel baule fortunato ci sia qualcosa di interessante, e come vi dicevo, se questo o un altro video arriveranno a 10.000 like, andrò a comprare 14.000 gemme per maxare anche questo mazzo. Intanto vado con il mio mazzo classico a farmi un'ultima partita del Nerys Elixir Stravaganza. Questa è una modalità che secondo me non è tanto ben bilanciata, nel senso che se uno ha un mazzo troppo diverso, troppo counter, troppo tutto, la vince sempre. Non si sa, nel senso che c'è un po' poca speranza a volte in questa modalità, è un pochino sbilanciata qualche volta a favore mio, qualche volta a favore dell'avversario, dipende. Secondo me non è una modalità più di tanto divertente, non sempre, insomma. Ci proviamo comunque, vediamo come va, perché a volte va benissimo, a volte va male. Ci vuole secondo me quasi sempre il Pekka qua in questa modalità, perché il Pekka contro il Golem di Elisir è veramente una bestia. Intanto vediamo con il tronchetto, riusciamo, sì, alla grande. Proviamoci comunque, il Pekka veramente funziona alla grandissima contro il Golem di Elisir, e vediamo lo stregone se riesce a rimanere in vita a sinistra. Sì, ce la fa. Lui ci prova anche qui con il principe. Questa, vedete, però il Pekka me l'ha fatto fuori con tutti gli scheletrini. Proviamo a procedere. Secondo me questa la vince lui, non tanto, sì, forse anche perché ha un sacco di carte belle potenti. Vediamo come andrà. Ci proviamo comunque fino alla fine, e non demordo mai. No, questa la vince lui sicuro, c'è anche la scintilla. No, questo è un, vedete, questo, in questo caso il mazzo, secondo me, col mazzo suo e il mazzo mio, è quasi impossibile vincerle. Nel senso che nelle partite normali uno a volte uno può avere speranza veramente con quasi qualsiasi tipo di mazzo. Ma in questa modalità qui a volte ci sono dei mazzi un po' sbilanciati, tipo in questo caso. Secondo me, non dico che sia impossibile vincerla, per me è impossibile, per me personalmente, ma anche per un pro, secondo me il mio mazzo contro questo mazzo è impossibile, però è talmente divertente che mi va di continuare e proviamoci. C'è troppo una figata questa modalità, perché spacca veramente. Però vedete che non riesco neanche a giocare le mie combo classiche. È andata questa, diciamo così. Ce la godiamo, ce la guardiamo tutta fino alla fine. E però ne giochiamo subito un'altra, perché voglio provare a giocare qualche combo mia classica con Pekka davanti, stregone di dietro, in modo tale da prendere un sacco di Elisir e vedere come va. E andiamo quindi anche a provare un'altra partita, sempre con la stessa modalità. Proverò a mettere Pekka davanti e stregone di dietro, a vedere cosa succede. Intanto posiziono il Pekka. Come vi dicevo, spero che non abbia un mazzo troppo sbilanciato, perché in questa modalità a volte appunto ci sono i mazzi, se è un po' troppo il mazzo sbilanciato si rischia di perderla veramente in modo palese in un attimo. Peccato che le sue frecce hanno distrutto i miei sgherri,
ma comunque ci provo. Vedete, ecco, in questo momento con il Pekka da questa parte a destra e dietro lo stregone, secondo me potrei veramente avere un grande vantaggio, nonostante tutto. Ci sta che lui ci abbia fatto fuori lo stregone. Adesso ci provo con un altro Pekka. Due Pekka is meglio che one. E quindi ci proviamo. Bocciatore dall'altra, che secondo me possiamo anche riuscire a farlo fuori in qualche modo. Non so come, però. Proviamoci col Pekka a vedere se il Pekka riesce ad avanzare e andare verso il bocciatore. Intanto vedete, lui comunque è molto molto bravo. Molto bravo. Vediamo di fare qualcosa di interessante. Mi sa che ho fatto un po' una cavolata a metterla a congelamento così, però ci proviamo lo stesso. Intanto vedete, il Pekka in questa modalità secondo me è più che fondamentale, perché veramente il Pekka dà una roba, una potenza in più che altrimenti non... Come fai a combattere il Golem di Elisir senza il Pekka? Sì, con il bocciatore è verissimo, lo puoi combattere con il bocciatore, ma se c'è un Pekka funziona molto meglio. Vediamo adesso lui, no, siamo in vantaggio noi adesso, ma la grandissima. Io mi giocherò un altro Pekka tra poco, appena mi arrivano un po' di Elisir che li stiamo mangiando veramente alla grande. Dai contro questo boia, per favore, che dobbiamo veramente ammazzarlo questo boia alla grande. Due boia vicini, questo è errore suo, non so se l'avete notato a centrocampo. Ha giocato due boia vicini, che è un grande errore, perché chiaramente se ti giochi due boia vicine e io ho qualcosa per distruggertene uno, te ne distruggo due in un attimo. Attenzione però, perché lui è in vantaggio adesso con la torre principale, 1869. Stavo guardando troppo la sua torre e mi sono un attimo perso il fatto che potrebbe veramente metterci a grande disagio. Vediamo come andrà, perché potrebbe crearmi alcuni problemi. Qui sta veramente facendo una gran partita lui. Questa la perdiamo ma con dignità, la perdiamo ma con dignità. Anche se potremmo provarci lo stesso. No, questa mi sa che la perdiamo ma con dignità. No. Sì. Purtroppo l'abbiamo persa ma con grande dignità. Così è andata questa partita. Neris Elixir, come cavolo si pronuncia sto nome? Allora, Neris Elixir Extravaganza. Due partitazze interessanti, le prime due altrettanto interessanti. Direi che per questo video è tutto. Vi porterò altri video qui su Clash Royale, cercando di fare qualcosa di meglio, qualcosa di più interessante, qualcosa di più intelligente. Se avete dei consigli, delle richieste, qualsiasi cosa, scrivetelo nei commenti al prossimo video su Clash Royale dal Giappone. Ciao ciao!